Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis dopo ovviamente un po' di tempo e come potete vedere apriamo il nostro video e apriamo il nostro gioco con la schermata che probabilmente qualcuno stava già aspettando da diverso tempo, ovvero il rilascio del nuovo capitolo con ovviamente il login che ci viene dato lo stesso giorno del rilascio del capitolo con 200 gemme, con 200 Blue Crystal e come potete vedere sullo sfondo il nuovo personaggio in questione. Nuovo personaggio che è niente proprio di meno che Kite Sith. Ovviamente poi abbiamo anche il login per i Mithril per quanto riguarda i 4 giorni, la presentazione del nuovo banner che abbiamo discusso fino a poco tempo fa con Tifa, versione coniglietta. E Kite Sith invece con il vestito quasi da pappone, mettiamola così, e dove Tifa io non ho parole per descrivere comunque Tifa, che qualsiasi cosa indossi è incredibile, cioè anche con un sacco della spazzatura probabilmente Tifa è stupenda, cioè non c'è qualcosa che le stia male probabilmente, però va bene così. E dobbiamo parlare anche del banner, parleremo anche del banner, ovviamente farò il video al solito dove discuterò il banner. Qui abbiamo ovviamente un altro pool con le armi 5 stelle garantite di Tifa e dovremmo avere lo stesso anche per Kite Sith. Esatto, abbiamo praticamente anche il banner con Kite Sith dove avremo a disposizione tutte le sue armi 5 stelle. C'è da discutere perché a Kite Sith viene aggiunta finalmente una meccanica che abbiamo discusso in realtà tempo fa, una meccanica che di cui io stesso ero curioso di provare e io stesso ero curioso in generale di scoprire in fin dei conti, quindi sì, direi che sono abbastanza interessato. Ora non capisco perché, ma l'audio è praticamente morto del... Non capisco perché la musica non si senta più. Niente, è completamente impazzita la musica. Riavvio. Eccoci qua. Ora effettivamente la musica funziona. C'è anche un altro particolare, ovvero il fatto che mentre stavo facendo il download di gioco mi ha completato una caterva di missioni dove appunto, come potete vedere, portare Kite Sith fino a determinati livelli vi consentirà successivamente di ottenere sia ovviamente tramite i nodi sbloccati nel, diciamo, nel character growth del vostro personaggio, vi consentirà di ottenere dei ticket 4 stelle e poi ovviamente utilizzare Kite Sith, come potete vedere è comunque interessante questa cosa, ovvero il fatto che praticamente vi verranno consegnati dei cristalli, comunque delle memorie, come potete vedere, dei vari personaggi utilizzandoli nel party, quindi avrete comunque la possibilità di far crescere il vostro personaggio e con Kite, vedete, anche utilizzarlo una volta soltanto già vi darà 200 memorie per poterlo aumentare di livello. Poi abbiamo, come potete vedere, altri, diciamo, altri obiettivi che giustamente vengono completati in modo automatico. Vabbè, questi ovviamente sono quelli tutti legati alle armi, però come potete notare tutte missioni che comunque vengono completate automaticamente perché il personaggio di Kite Sith comunque sia viene inserito all'interno del gioco direttamente a livello 37. Quindi, così come abbiamo avuto anche gli altri personaggi che non venivano rilasciati direttamente dal livello 1, però in questo caso abbiamo già livello 37 e ovviamente sarà molto più facile portarlo già a livello 70, anche perché con l'introduzione della nuova metodologia di run per 9, quindi con la possibilità di poter ottenere 9 volte la stessa ricompensa in 1, sarà molto più veloce. E c'è un'altra cosa di cui effettivamente dobbiamo parlare, ovvero le nuove limit. Adesso effettivamente dobbiamo
effettivamente dobbiamo inserire e dobbiamo sbloccare le missioni per le nuove limit, perché con l'introduzione di Kaizit, con l'introduzione anche del capitolo nuovo, sono state introdotte le terze limit per i nostri personaggi. Vediamo un po' effettivamente quali sono le condizioni per sbloccare queste nuove limit, perché credo che comunque interessino un po' a tutti. La limit di per sé sono 1000 danni di base, 1000 danni di base fisici magici, quindi va bene sia aumentare l'attacco fisico che aumentare l'attacco magico per fare più danno, di tipo non elementale con un nemico singolo. Inoltre, quando esiste un when debuff, quando un debuff comunque è garantito al nostro avversario, effettueremo 2 per danni, quindi 2 per damage. Quindi abbiamo comunque delle condizioni nuove che ci permetteranno di fare più danni con queste limit. Ogni personaggio avrà la sua condizione, tipo Sephiroth vuole che sia buffato lui, Barret deve avere un range di HP tra lo 0 e l'80%. Comunque ogni personaggio avrà una condizione specifica per poter aumentare il danno. In questo caso Cloud deve avere il nemico debuffato, quindi sono anche molto semplici comunque sia le condizioni. Le missioni sono completare il piano 50 della Torre Ocetra, che in realtà l'ho fatta, ma giustamente vuole il completamento per assegnare il punto. Però c'è scritto 0 su 50, quindi devo completarne 50? Oddio, sta roba è un po' particolare in realtà. Cioè mi devo mettere a fare 50 livelli della torre eccetera? O credo che sia solo il 50? Beh, questo effettivamente, perché qua c'è scritto clear B50, quindi credo che intenda appunto il livello 50. Però vabbè, lo vedremo. Lo vedremo. Poi porta Cloud fino al livello 60. Aspetta, però se io faccio begin dovrebbe darmele già sbloccate? Sì, ok. È retroattivo. Ok, è retroattivo. Quindi qui effettivamente sono 50 livelli allora. O forse il livello 50, perché qua effettivamente anche se no, questo infatti raise Cloud to 60 e 60 60. Va bene, comunque usare la limite di Cloud per 10 volte, ok, quindi questo già sarà interessante. E poi portare Claw Slash al 5 e Blade Beam al 5, quindi bisognerà comunque aumentare forse entrambe le limit. Però vabbè, qui queste sono comunque molto molto easy. Facciamoci una piccola carrellata così le possiamo attivare tutte e nel frattempo ne parliamo. E nel frattempo possiamo parlarne comunque anche delle limit. Anche perché effettivamente alcuni personaggi il limit non le ho aumentate. Quindi dovrò comunque aumentarle. Quindi anche qui 50, piano 50. Ecco, come potete notare, Barret 800% di danno fisico magico a tutti i nemici. Però se si hanno i propri HP diciamo all'80% o meno, quindi Barret comunque deve essere ferito, faremo il 2,5% di danno in più. Quindi abbiamo la possibilità di aumentare il danno se Barret è comunque diciamo ferito in questo caso. Comunque sì, le missioni sono tutte le stesse, quindi completare il piano 50 della torre di Cetra, portare il personaggio al 60 e utilizzare, vabbè, le limite 10 volte e poi portare almeno al livello 5 tutte quante le altre limite. Quindi ok, diciamo che gli obiettivi sono identici per tutti, quindi su questo almeno possiamo tirare un sospiro di sollievo. Vi faccio vedere anche le altre, così magari avete un'idea generale di tutte le limit. 1000 danni fisici magici non elementali, e anche lei, quando il nostro avversario è debuffato, viene garantito il per 2 come danno. Quindi anche questa molto 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 buona. Eris invece dovrebbe avere, se non sbaglio, un'esuna di riduzione di stats, Breath of the Earth, dove abbiamo appunto una magia curativa che viene castata
E inoltre Physical Defense Down, Magic Defense Down è removed, quindi vengono rimossi comunque i debuff di difesa magica down e di difesa fisica down. Questo in realtà è un ottimo limit che andrà ovviamente a sostituire molto probabilmente Healing Wind, perché giustamente abbiamo un doppio effetto rispetto al singolo. Stardust Ray, 400% danno fisico magico non elementale, inoltre l'attacco fisico e l'attacco magico, cioè il buff di attacco fisico e attacco magico viene rimosso, quindi al nostro avversario abbiamo un effetto di spell. Anche questo comunque può essere interessante. Penso che sia comunque la limit migliore forse di Red, anche se Red comunque è un personaggio che secondo me dovrebbe essere un pochettino aggiornato. 800% danno fisico magico non elementale a tutti i nemici, inoltre se attacchiamo un single target facciamo il danno per 2, quindi è una limit per tutti, però se attacchiamo un nemico singolo veniamo compensati con un danno per 2, che comunque è una... è, diciamo, abbastanza buono. 800% fisico magico a tutti i nemici, però ecco, anche questo con single target abbiamo garantito danno per 2. Quindi ricordatevi di mettere appunto le missioni delle limit, perché vi consentiranno di poterle sbloccare poi man mano che giocherete per conto vostro. 1000% danno fisico magico non elementale, e inoltre quando un buff è garantito a Sephiroth abbiamo 2 per di damage, quindi buonissima per quanto riguarda Sephiroth, anche perché Sephiroth potrebbe tranquillamente giocare con Aonibi e quindi potersi buffare da solo, però 1000% danno fisico magico, e inoltre quando gli HP sono 80% o meno 2,5 di danno, quindi anche questo come il funzionamento di Barret, praticamente come la limite di Barret. Andiamo a vedere Matt. Allora, io in realtà l'avevo già lette le limit, solo che non me le ricordo al 100%. 400% fisico, magico, non elementale, fisico attacco up e magic down. Ok, quindi anche lui effetto dispel, così come Red. Andiamo anche dalla nostra waifu Lucia. 600% danno fisico magico, inoltre l'attacco fisico viene incrementato potenza mid da tutti gli alleati. L'attacco magico è incrementato a tutti gli alleati. Madonna mia, è incredibile questa limit. Buff con anche danni praticamente a tutti. E andiamo a vedere invece adesso quelle di Kite, visto che comunque qualcuno magari avrà la curiosità, no? Quindi il primo è Dice, 500% danno fisico magico non elementale, inoltre incrementa la forza per Dice Roll Up fino a 6. Addirittura, quindi posso aumentare la forza fino a 6 addirittura. Toy Box, 320% single damage, single enemy, la difesa fisica viene incrementata, la difesa magica viene incrementata ovviamente al single target. E poi c'è Moogle Dance, addirittura una cura che viene castata con il 13% della healing potencies, e inoltre l'attacco fisico viene incrementato e l'attacco magico viene incrementato. Ok, io direi che potrei mettere appunto le missioni, le selezioniamo, tanto questa poi la possiamo sbloccare. Ah, ecco, vedi, select e start, quindi dovrei effettivamente effettivamente selezionare questa. E vabbè, rip. Va bene, rip, farò nel frattempo queste e poi domani con calma farò le altre. Cosa dobbiamo dire ovviamente delle altre notizie che sono disponibili ovviamente in questo frangente comunque di gioco, dove praticamente sono stati aggiunti ovviamente gli oggetti da scambiare all'interno dell'evento di Pasqua che abbiamo avuto qualche giorno fa. Sono state aggiunte delle nuove ricompense, dei nuovi oggetti, anzi, da poter scambiare con i nostri con le nostre uova farmabili all'interno dell'evento, ed è stato aggiunto anche la seconda arma free to play, che in questo caso è quella di Red. Red con un collare che sblocca l'attacco Fire Surge, boost attacco magico, boost attacco credo fuoco come secondario, ma penso di sì, come
come abbiamo avuto anche l'arma di Zack, e poi abbiamo ovviamente anche i ticket 4 più stelle garantite scam, altri ovviamente character specific weapon parts, altri ticket, memorie e tutto quello che abbiamo solitamente all'interno dello shop. Sono state aggiunte le high risk battle, quindi potremo utilizzare un numero maggiore di ticket con delle condizioni più o meno sfavorevoli che ci permetteranno di incrementare il farming e anche incrementare i nostri punteggi, quindi sappiamo già benissimo come funziona. Nuovo capitolo, il capitolo 6 della storia di Final Fantasy 7, che sarà a quanto pare bello succoso, anche se alcune scene io immagino saranno riassunte solo da cutscenes, perché Costa del Sol o comunque altre zone non è come Rebirth o comunque non è come il gioco su PS5. Nel gioco originale c'era praticamente zero da fare, quindi immagino che tante cose che su Rebirth sono state un po' più dilatate, qui invece saranno comunque riassumibili in veramente una cutscene e qualche dialogo e basta. E come potete vedere, il nuovo personaggio giocabile Kite Sith, che è stato rilasciato per l'appunto insieme a questo nuovo capitolo. Quindi le aggiunte sono state Kite Sith come ovviamente personaggio aggiunto anche nello stream per poterlo ovviamente aumentare, aggiunte le missioni che sono legate ovviamente a Kite Sith, all'aumento di Kite Sith del livello e delle missioni specifiche, le memorie di Kite Sith sono state aggiunte allo shop per chi volesse accelerare i tempi. Sono state aggiunte ovviamente le premium quest character per ottenere le memorie di Kite Sith, sia la numero 1 che la numero 2. La skin free to play che è stata aggiunta al gear exchange, che se non sbaglio aumentava HP e difesa fisica, più 8 punti di HP e più punti di difesa fisica, se non mi ricordo male. Aggiunto anche ovviamente Kite Sith, le memorie selezionabili all'interno del memory exchange nello shop, alcune delle armi di Kite Sith sono state aggiunte al weapon shop, e ovviamente bisogna comunque guardare quali armi sono state aggiunte, eccetera eccetera. Quindi sono state aggiunte anche le armi nel ticket draw di Kite Sith con 4 e 5 stelle, ovviamente non tutte, perché giustamente le armi del banner adesso poi le analizzeremo in un video a parte. Nuovo Crisis Dungeon in versione normal e very hard, la prigione di Corel, che si sbloccherà ovviamente con ovviamente il capitolo, andando avanti con il capitolo, dove avremo una nuova ricetta per la materia synthesis. Vediamo se possiamo vedere almeno la nuova ricetta. Quindi andiamo solo content dungeon. Oddio, no, però non era Criterion. Dovevo andare ogni volta, io me li dimentico. Giustamente non me lo fa ancora vedere perché dobbiamo appunto. Ah no, questo è il very hard, giusto, dobbiamo fare prima l'hard, però non me lo fa fare perché giustamente prima bisogna fare il capitolo. Vi ricordo inoltre di scambiare la Buster Sword, se non l'avete scambiata, perché ogni primo del mese potete ottenere una copia gratuita della Buster Sword, quindi mi raccomando. Ero curioso di vedere la ricetta, ma vabbè, la vedrò poi con calma, o se qualcuno l'ha già vista può scriverla sotto nei commenti. Nuove limit che saranno disponibili per i nostri personaggi, come abbiamo già potuto vedere, questi sono tutti i nomi delle varie limit, e le condizioni le abbiamo già viste. Campagna di rilascio del nuovo personaggio, del nuovo capitolo in questo caso, come potete vedere abbiamo per un periodo limitato di tempo Kite Sith guadagnerà l'esperienza aumenterà l'esperienza guadagnata del 400%, quindi come vi stavo dicendo prima è molto più semplice adesso portare Kite Sith direttamente al 70%. Quindi molto molto comoda come cosa. Ovviamente bisogna completare le missioni per ottenere fino a 50 ticket con armi garantite di Kite Sith, e cercare di dare almeno una piccola mano al personaggio, di avere una piccola build, diciamo anche da free to player, per chi ovviamente non volesse spendere nel suo banner, visto che è uscito anche il banner. 6.000 gemme in totale dai vari login che ovviamente riceveremo, sia come campagna del rilascio del nuovo personaggio, sia come campagna del rilascio del nuovo capitolo, e quindi avremo un totale praticamente di 6.000 gemme ottenibili.
Il gift che ci viene fatto diciamo entrando per la prima volta nel gioco dopo la manutenzione di questa notte sono praticamente con un'arma 5 stelle di Kaizith, ovvero il megafono giallo, e ovviamente il regalo combinato con tutti i login bonus ci permetteranno di ottenere fino a 6.000 gemme. Quindi credo che loro ci abbiano regalato comunque 3.000 gemme di base e altre 3.000 le faremo successivamente con i vari login. E infatti, come potete vedere, abbiamo praticamente 2 yellow megaphone per 2 di Kaizith, 3.000 cristalli, 10 stamina tonic e anche 10 ticket che ci sono stati regalati dal gioco stesso. Nuovo banner che analizzeremo ovviamente con un video a parte, quindi non vi faccio vedere nulla, ma vi dico che è un banner particolare, un banner molto particolare, e io ho paura per quello che possa essere il prossimo ranking dungeon, perché sono completamente impreparato. È come se dovessi affrontare un'interrogazione e praticamente non avessi studiato niente, proprio letteralmente non avessi studiato niente. Una o più armi 5 stelle ovviamente all'interno del diciamo della sezione draw con Tifa, dove si può ottenere una o più armi 5 stelle per Tifa, però ovviamente pagando in questo caso 2000 gemme rosse, che è comunque una sorta di sconto di 1000 gemme praticamente in realtà, però ovviamente gemme rosse, quindi vengono indicate con i soldini veri. Stessa identica cosa per Kaizith, anche lui utilizzando 2000 cristalli rossi praticamente avremo la possibilità di ricevere una o più armi 5 stelle di Kaizith, solo che Kaizith, a differenza di Tifa, ci consentirà di ottenere anche 5 mitri lore per ogni 10 multisummon effettuato, cioè ogni pool da 10 praticamente riceveremo anche dei mitri lore. E poi vabbè, questi ovviamente erano già inseriti da ieri sera praticamente, ovvero il programma fondamentalmente del mezzo anniversario, con la settima settimana dove poi appunto verrà aggiunto il video introduttivo di tutto quello che riceveremo la prossima settimana. Quindi come potete vedere abbiamo tutti i video già usciti fino a questo momento sul canale ufficiale Square Enix, che potremo guardare in qualsiasi momento. Vi ricordo che questi video verranno comunque caricati poi anche sul mio Discord, quindi potete tranquillamente joinare per chi ovviamente è interessato in Ever Crisis. E ovviamente come informazioni generali penso che abbiamo detto tutto. Ecco qua, vi faccio vedere anche i vari bonus che si riceveranno al login. Quindi questo è il login per il capitolo, questo è il regalo che ci dà il gioco, 2 yellow megaphone per quanto riguarda Kaizith come arma base, 10 stamina tonic, 10 draw ticket, e questi vabbè sono il weekly, come potete vedere, blue crystal per celebrare il mezzo anniversario, perché ogni settimana vi ricordo che riceveremo 700 gemme come diciamo come festeggiamento, come celebrazione di questo mezzo anniversario. E poi vabbè tutte le varie pozioni che ho da parte, che giustamente ora utilizzerò un po' per livellare Kaizith, quindi questo ovviamente lo possiamo togliere. E detto ciò, ovviamente per il momento, come news, come ciò che effettivamente ci interessa sapere, l'introduzione del gioco, non c'è nient'altro da dire. Ci rivedremo con il prossimo video, che uscirà sempre dopo un po' rispetto a questo, dove invece parleremo di Kaizith in generale, ma soprattutto andremo a vedere il suo banner insieme a Tifa e tireremo un po' le somme per quanto riguarda questo personaggio. Detto ciò, per il momento è tutto, spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate voi invece di Kaizith e cosa ne pensate in generale di come sta procedendo questo mezzo anniversario da parte di Ever Crisis. Io come sempre aspetterò i vostri commenti e per il resto non ho altro da aggiungere, e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!